dall'inizio la sensazione che ho avuto di fronte a lei era di avere di fronte un personaggio dalla portata storica, cioè una persona ma che aveva un rilievo, tutto quello che lei raccontava, faceva, eccetera, aveva un rilievo storico. E quindi, diciamo, io mi sono separato da lei nel momento in cui lei è morta, ragionando immediatamente sulla possibilità di raccontare la sua storia. Io ho iniziato facendo un documentario sulla mia transizione, questo alla fine degli anni 90. E per lunghissimi anni io ho fatto delle riprese, mi sono ripreso, poi ho montato il lavoro e nel 2007 è uscito. E tra l'altro Marcella mi ha anche aiutato, e Marcella dentro quel film c'è. Sono partito da quei materiali che ho girato in quel periodo per lavorare anche su Una nobile rivoluzione. Non riesco, come dire, a circoscrivere, no, il discorso autoriale, di regista e il discorso di attivista. Io parlo della mia vita, parlo dei miei interessi. Allora, in questi 15 anni, 16 anni, questo tema è stato prima un tema che io ho vissuto, che ho dovuto affrontare in prima persona. È chiaro che il rapporto con Marcella e la sua frequentazione sono stati molto incisivi, molto determinanti per me. È stato naturale fare un film su questo. Il mio attivismo e il fatto che io sono regista sono la stessa cosa, come che io sono Simone, non riesco a scinderli. In questo momento questi temi, evidentemente, questo tema era il tema al centro della mia attenzione. Se posso indicare un'evoluzione, sicuramente sono partito da qualcosa di molto personale, e nel momento in cui questa cosa io l'ho vissuta e l'ho, come dire, anche elaborata, anche grazie al film, mi sono spostato più che da me, come dire, ho cominciato a guardare fuori. Una nobile rivoluzione è forse un completamento, no? C'è questa relazione tra i due film, perché c'è poi la dimensione del politico, la dimensione dell'altro. Marcella è l'altro, è la figura determinante, che è stata determinante nello spazio politico degli ultimi 20-30 anni in Italia, e quindi, come dire, raccontare la sua storia è un po', come dire, come chiudere un ragionamento su questo tema. Marcella è un'occasione, questo mi è capitato di dirlo anche in altri momenti, quando abbiamo anche spesso con tutte le persone con cui ho lavorato al film e con cui abbiamo costruito il film, sono sempre partito da questo ragionamento. Marcella è una grande occasione, c'è una questione affettiva, personale, di vicinanza, e per cui ribadisco, all'indomani della morte, io ho avuto un'urgenza di parlare di lei e di in qualche maniera consacrarla. Ma Marcella è una grande occasione, perché sia per come era lei veramente incarnava tutto, era una sintesi chiara, come spesso ci sono anche molte altre persone, sono delle sintesi chiare di un processo, di processi storici. Hanno la coscienza, lei aveva la coscienza di quello che lei rappresentava e di che cosa doveva essere per gli altri, no? E quindi Marcella, il film su Marcella per me era un'occasione di parlare di uno spaccato politico, dei cambiamenti sociali dell'Italia, di cominciare a ragionare su raccontare per immagini il movimento gay, lesbico, trans italiano, una storicizzazione, tanto che io, grazie proprio a questo film, ho cominciato a ragionare all'idea di fare un archivio, è quello su cui io sto lavorando, un archivio per immagini, perché non esiste ancora, di raccogliere tutto il lavoro, i materiali dispersi dei cinematori, dei videoamatori, io stesso ho girato molte cose, tantissimi miei amici. E lavorare sulla ricostruzione del movimento, cioè lavorare, fare questo passaggio, credo che sia importantissimo. Fare un passaggio adesso nella direzione di una storicizzazione. Mi aiuterà la Cineteca di Bologna, anche la Cineteca belga. Poi sto lavorando anche con soggetti privati, con associazioni, quello di cominciare a costruire un archivio che ricostruisca, che restituisca come uno specchio le trasformazioni politiche che ci sono state grazie al movimento. Questo aiuta anche a ripensare molto la società italiana, perché molte cose, proprio perché ci siamo scusate, immersi, talvolta sfuggono. Quindi questo processo di storicizzazione io credo sia essenziale. E i film
sia dalla testa ai piedi che una nobile rivoluzione sono pensati, sono su soggetti, su singoli, ma sono pensati con questo sguardo. Insomma, il tentativo è quello di guardare alla società, vedere dietro il singolo tutta la quinta storica e i processi, diciamo, che sono sempre collettivi, non c'è mai un eroe singolo. Io non credo in questa cosa, assolutamente. Marcella è figlia del suo tempo, è figlia delle relazioni, degli incontri con Valerie Taccarelli, Porpora Marcasciano, è figlia della sua famiglia, è figlia dei rapporti con la sorella Liliana Di Folco, con il nipote Roberto Gramaccioni, è figlia di quelle relazioni. E poi lei mette un di più, che è la sua umanità, no? Come ciascuno mette un proprio di più, mette la sua identità. Un rapporto dinamico di scambio tra i soggetti e la collettività, io credo siano la chiave di lettura di tutte le figure umane. Felliniana è nato nell'ultimo periodo della vita di Marcella, proprio gli ultimissimi mesi, e abbiamo avuto questa occasione, diciamo, c'era una mostra su Fellini a Bologna, che era stata a Parigi, poi stava scendendo a Bologna, sapevamo di questo, e io e Luchi Massa abbiamo girato questo documentario. Con Porpora l'abbiamo scritto, abbiamo pensato a cosa fare. Diciamo, l'idea era di fare un omaggio a Fellini, ma in realtà c'era l'idea di fare un omaggio a Marcella, che negli anni in cui non, come dire, lei si è data al pubblico politicamente, raramente parlava della sua avventura cinematografica, che in realtà è stata un'avventura circoscritta nel tempo. Lei ha lavorato 11 anni, poi ha smesso nell'80, nei primi anni 80 ha smesso di lavorare quando ha cambiato sesso, però è stata un'esperienza molto significativa. Lei è diventata il volto maschile per eccellenza, diciamo, il volto dell'uomo umbertino, come dice Marcella stessa. Incarnava l'uomo Umbertino per Fellini, e quindi è il principe di Amarcord nella scena della Gradisca. Ha fatto il caratterista per 11 anni nel cinema italiano, ha fatto anche dei ruoli, ha recitato un paio di ruoli da protagonista con Rossellini. L'esperienza si è chiusa quando lei ha cambiato sesso. Allora, siccome Marcella, questa parte della vita di Marcella, molti che le stavano anche vicino, che la conoscevano, non sapevano di questa parte, che in realtà è stata molto importante per Marcella. Si è formata come Cerbero de Piper e anche come attore caratterista nel cinema di Fellini e degli altri grandi registi italiani. Ebbene, a noi sembrava, negli ultimi mesi della sua vita, ci sembrava importante in qualche maniera darle valore. Allora abbiamo messo su velocissimamente un'intervista, che è la sua ultima intervista, e con a fianco Gianluca Farinelli, che è il direttore della Cineteca di Bologna. Lei ha colloquiato raccontando questi momenti straordinari, insomma, magici della sua vita, e quindi è stato un grande regalo che ci ha fatto, perché nel film si intuisce che Marcella è veramente spossata. Pochi mesi dopo lei ha smesso di muoversi, poi insomma ci ha lasciato a settembre, quindi si è anche molto prodigata. Devo dire che alla fine della mattinata era sfinita, insomma, però Marcella era estremamente generosa e quindi ci ha fatto questo regalo.